mio caro amico Francesco Cannizzaro, un valente avvocato civilista del Foro di Milano, ma di origini catanesi, ha scritto una poesia 4 anni fa, nel 2011, che è di un'attualità immensa. Poteva essere stata scritta anche 20 anni fa, sarebbe stata attuale. Io temo che sarà attuale anche fra qualche anno, anche se la speranza è che non lo sia. Descrive il racconto di un usciere di un palazzo di giustizia italiano che accoglie un utente della giustizia. E vengono fuori talune verità. Per, credo, rimarcare l'ironia e il sarcasmo, il poeta fa ricorso al napoletano. Alcune frasi sono napoletane, e mi scuso sin d'ora per il mio accento, certamente non partenopeo. Insomma, per me è un capolavoro questa poesia, ecco perché voglio rendere omaggio a quest'amico e celebrare a modo mio il dramma che vive la giustizia oggi in Italia. Non a caso questa poesia si intitola Manicomio Giustizia. E quindi c'è questa scena. Al Palazzo Giustizia sta per entrare questa persona, l'usciere lo affronta. Ma voi che dite? Siete sicuro? Ah, tenete prove. E ora non stanno queste prove. Prego, trasite. Ci siete venuto o vi ci hanno mandato? Vabbè, non importa. Venite innanzi. Ma non chiudete la porta. Non si sa mai che venisse in mente di vede fui, perché qua, signore mio, state ma sentite, mi fanno scippazza. Ammesso che a Caserno voi non lo siete già, e sì, perché ce l'ho coraggio e c'è già sì, specie se vuole nessuno che ci manca. Per parte mia, che vi posso dire, vi faccio i miei più sinceri auguri. E vi do il benvenuto nel manicomio giustizia, la casa degli abusi, dei soprusi e delle inciviltà. Al fine di rendere meno grave la vostra permanenza, mi permetto però di suggerirvi alcune buone regole, così tanto per gradire e per meglio adattarvi all'ambiente. Per prima cosa, scordate dell'equità. Concetto molto astratto e di difficile comprensione. Il diritto non cercate proprio, che lo sta di questa casa, già traslocato molti anni addietro, e mo nessuno se lo ricorda più. Però in compenso, con tutto il rispetto per chi lo merita, ci stanno tante cose: ignoranza, arroganza, cinismo, delirio di onnipotenza, strafottenza, sfaticate e qua. Il tutto nella semplice consapevolezza di farla sempre franca, perché questo, caro signore, è l'unico posto al mondo dove chi sbaglia per caso o per maniera non lo paga il conto. Tanto a papà ci sta sempre qualcun altro, per intenderci, quelli come a voi, che qua venite senza sapere perché. Francesco Cannizzaro, Milano, 2011.